quasi un obbligo essere al passo con i tempi, eppure nell'ossessione della modernità ci sono ancora spazi e diciamo per fortuna per le più antiche forme di pietà popolare. Oggi è la giornata caratterizzata un po' in tutto il mezzogiorno d'Italia, in Campania, in Sicilia, in Calabria in particolare, da una serie di manifestazioni che contraddistinguono il Venerdì Santo. Siamo a Nocera Inferiore ed è di scena la processione delle cosiddette pie donne che seguono vestite con i colori del lutto, quindi vestite di nero, la Madonna addolorata che piange suo figlio morto sulla croce. E siamo insieme al parroco che ha l'onere e l'onore di spiegare ai non nocerini il senso di questa processione. Allora, nelle tradizioni noi riscopriamo il valore e le radici della nostra fede. Qual è il senso di questa processione del Venerdì Santo? Il mettersi dietro a Gesù, non rappresentando un corteo funebre, perché noi sappiamo Gesù è morto, ma è risorto. E l'idea e l'obiettivo di questo mettersi alla sequela di Cristo è quello di ripercorrere attraverso, seguendo le sue orme, il cammino che dalla croce porta alla risurrezione. E i cristiani sono gli uomini della risurrezione che non si fermano al Venerdì Santo, ma vanno oltre alla domenica di Pasqua, giorno in cui il loro annuncio diventa per tutto il mondo: Cristo è morto ed è risorto e ha vinto il peccato e la morte. Questo è il senso di questo. Ci sono generazioni diverse che seguono questa processione, il che è molto bello. Certo, è bello vedere bambini, persone anziane che da anni vengono, hanno questo appuntamento con il Signore Gesù morto. È la fede che si trasmette. Quest'anno la nostra diocesi vive proprio l'esperienza della fede che si trasmette di generazioni in generazioni. E speriamo che attraverso questi segni apparentemente esteriori Gesù possa continuare di nuovo a insegnare il Vangelo della salvezza per tutti. Grazie, grazie.